Buonasera a tutti, sono Giuseppe Maria Bianchi di Italia Medievale. Grazie per essere venuti a questa seconda serata del ciclo dedicato all'Italia del 400. 400 uomini, guerra e cultura nell'Italia del Rinascimento, un'appassionante storia del nostro paese tra città, porti e campi di battaglia. Nella prima serata con Marco Scarvini abbiamo approfondito l'arte della guerra nel Rinascimento, quindi abbiamo proposto un quadro a 360 gradi su tutta la penisola, sulle innovazioni militari, sulle grandi figure, sulle scuole dei condottieri, gli sforzeschi, i bracceschi, i loro conflitti, le differenze di sviluppo politico tra l'Italia e il resto dell'Europa, che poi porteranno appunto a trasformare la penisola in un campo di battaglia per le altre grandi potenze che hanno realizzato uno Stato centralizzato e, come si dice sui libri di storia, moderno. Oggi invece trattiamo la seconda puntata e lo abbiamo fatto per creare proprio su tre serate dei temi focalizzati: il primo generale sull'Italia e sul quadro globale, questo secondo che presentiamo con il libro Guerre fluviali di Carlo Alberto Brignoli e il dottor Fabio Romanoni, che è un altro esperto di guerre fluviali nel Medioevo, ha collaborato anche all'Archivio Storico Lombardo con dei contributi, le lotte fra Milano e Venezia nel XV secolo. Per noi a Milano è un motivo in più, perché non solo per l'Expo e per la Darsena rifatta, Milano è una città d'acqua da quando c'è, diciamo, il Medioevo, perché è nel XII secolo che si comincia a lavorare a naviglio, non per motivi commerciali e, o per motivi di irrigazione, diciamo, agricoli, ma per motivi militari e strategici, come abbiamo detto l'anno scorso, due anni fa, in altri incontri dedicati alla Battaglia di Legnano e alla Federico II contro i comuni nel 200, nasce per motivi strategici, per interrompere, diciamo, i movimenti delle truppe di solito imperiali o comunque filo imperiali ghibelline nelle pianure, quindi per sbarrare, rallentare, ostacolare in qualche modo quella che era prevalentemente una forza di cavalleria. Qui noi siamo nel 400 e affrontiamo una Milano città d'acqua che si trova a confrontarsi con i suoi, chiamiamoli, marinai d'acqua dolce, contro una grande potenza che nel 400, se vogliamo, è forse l'ultima grande potenza, perché Pisa e Amalfi sono ormai in decadenza, Genova non riesce ad avere un'autonomia tale per mantenere i suoi possedimenti, li ha già persi in Oriente, ha perso a fine del 300 la guerra di Chioggia contro Venezia, si è data quasi alla Francia per cercare di resistere alle influenze provenienti dai domini circostanti, un po' in Savoia, un po' altri potentati, poi ha cercato di staccarsi dalla Francia, si era già data a Milano nel 300, torna sotto l'influenza milanese e vedremo come nel corso del 400 fornirà alla flotta viscontea e poi sforzesca qualche comandante, diciamo, forse mi sembra Biagio Cereto, che era anche, come insomma ci descriveranno gli autori, era stato anche protagonista di una vittoria navale. Si ripropone sulle acque dolci. Il Po e il Ticino, soprattutto il Po, sono i principali protagonisti di queste vicende. Ci sarà anche un excursus sui grandi laghi, ci sono delle situazioni soprattutto sul lago di Garda molto particolari, quasi imprese se vogliamo, che forse non hanno niente da invidiare, se non magari che non sono state raccontate, non so, come quelle del Carmagnola dal Manzoni o da altri scrittori di condottieri del tempo, come Bartolomeo Colleoni, che ha quella statua a Venezia, o il Gattamelata che domina la piazza di Padova. Però insomma, senza statue, senza grosse testimonianze, vedete anche che ci sono pochi documenti iconografici, però ci sono tante storie da raccontare e noi siamo contenti di avere con noi il dottor Fabio Romanoni e l'autore Carlo Alberto Brignoli, che ce la racconteranno. Lascio a loro la parola, vi ringrazio e vi auguro buon ascolto. Vorrei proprio partire dall'ultimo aspetto che avevo appena citato, il fatto che la flotta era a Pavia, ma per un motivo ben determinato. Gran parte dei fiumi dell'Italia settentrionale, o perlomeno tutti i fiumi alpini, sono fiumi navigabili durante tutto il corso dell'anno, a differenza invece di fiumi appennici. Fin dall'alto Medioevo, con la decadenza di molti percorsi stradali romani,
c'era stato questo grande sviluppo delle comunicazioni fluviali. Pavia è stata la capitale prima volta, poi Longobarda e poi del Regno Italico fino al 1024, per cui era una città con una storia molto profonda ed era uno dei più grandi, ed era l'ultimo, è un grande emporio dell'Alto Medioevo, almeno fino all'undicesimo secolo. Non a caso poi Pavia per i Visconti era la seconda capitale, anche perché tutto sommato dopo la morte dell'arcivescovo Giovanni, Galeazzo II, dopo la presa di Pavia nel 1359, ha portato la sua capitale a Pavia, la corte Pavia, dove c'era il castello, dove poi il figlio ha costruito la Certosa. E non a caso, quando si è stato fondato il Ducato, l'erede al trono del Ducato era nominato prima conte di Pavia, prima di essere duca di Milano. Come il principe di Galles. Esatto, la stessa cosa con il principe, esattamente la stessa identica cosa. Il delfino era il conte di Pavia, l'università era Pavia, e la flotta era Pavia, e le magistrature locali erano divise tra Milano e Pavia. Ad esempio, la corte segreta era Pavia, la biblioteca sta nel castello di Pavia, per cui c'era questa, diciamo, doppie funzioni, almeno fino a Filippo Maria, poi con gli sforzi le cose cambiano radicalmente. Però per i Visconti comunque la città aveva un importante ruolo, perché loro volevano comunque richiamarsi a un ideale regio, perché il loro sogno poi, sogno di Galeazzo, perché era tentare di unificare quello che però è stato il regno longobardo. E niente di meglio che richiamarsi a quell'eredità nel posto in cui è stata la capitale, dove erano scomparse, però si sapeva che c'era il Palazzo Reale, che è durato poi fino, è stato distrutto nel 1024. Vorrei solo dire questo, perché? Perché poi tante volte diciamo la flotta milanese, in verità la flotta dei Visconti era formata poi, come dirà poi meglio Carlo Alberto, dai marinai, o perlomeno dei Navaroli, dei Barcaioli, delle città soggette ai Visconti, per cui e quali erano? Prevalentemente gli abitanti delle città poste lungo il Po, il Ticino, l'Adda, i laghi prealpini, dove comunque esistevano barche, c'era questa tradizione di navigazione. Ed è una tradizione molto solida, perché comunque risaliva fin dall'Alto Medioevo. I primi combattimenti fluviali già sono noti nell'età longobarda e poi per tutta l'età comunale. Ci sono state delle battaglie mirabolanti fra gli alleati degli imperatori sveri e i comuni dell'Alleanza Lombarda. A Piacenza ci sono stati diversi scontri, soprattutto nel Piacentino, perché poi Piacenza era quella meglio collegata con Milano, verso il Po. Ecco. E chiudo dicendo, l'aspetto interessante che forse differenzia questa prima parte più antica, quindi prima dell'età viscontea e prima del 400 soprattutto, è il fatto che generalmente dalle cronache e dalla documentazione che ho meglio studiato, in età comunale e anche nel 300 rari sono i combattimenti fluviali, cioè rari sono le battaglie fluviali. Tendenzialmente le flotte le utilizzate o per spostare truppe, per vettovagliare, a volte in collaborazione con le forze terra, sono state molto usate durante gli assedi. L'assedio Visconteo, che nel 1359, assedio di Pavia, c'è una flotta composta prevalentemente da piacentini, chiaramente Piacenza era controllata anch'essa dai Visconti, e muoveva su Po e Ticino. Nelle operazioni militari contro Mantova, la flotta Viscontea ha giocato un ruolo di primo piano. E poi per gli assedi, e poi per un'altra cosa, che a noi può sembrare banale, ma la distruzione di ponti, perché non dobbiamo dimenticarci che lungo il Po fino all'Ottocento non esistevano ponti, se non ponti natanti su barche o comunque strutture temporanee, e non solo sul Po, sull'Adda, questo lo dicono anche i cronisti, non esistevano ponti stabili, penso fino alla tarda età moderna. Il comune di Milano, ad esempio, ancora nel 200 costruiva dei ponti in legno, anche per motivi difensivi, perché il ponte potrebbe essere smantellato in caso d'attacco. E d'altronde Ezzelino da Romano viene poi ferito mentre stava attraversando a cavallo l'Adda, e ancora prima ci sono altri episodi di questo tipo. L'unico ponte in muratura che esisteva almeno fino all'età antica può sembrare assurdo, ma era il ponte di Pavia sul Ticino. Non c'erano altri ponti. Dal Lago Maggiore, da Sesto Calende fino alla foce del Po, il Ticino non era attraversato. L'unico ponte in muratura era quello, che poi è rimasto ricostruito più volte, però è quello. Tant'è che anche lì c'è una, e lì c'è un pezzo bellissimo dell'Azzario, un cronista novarese del 300, che descrive molto bene gli episodi di guerra, e ad esempio parla quando c'è stata questa guerra fra i Visconti e il Marchese di Monferrato insieme alla Pavia, in cui i milanesi si sono trovati a mal partito, perché non avevano, non riuscirono a far risalire la flotta da Piacenza,
e non potevano far scendere le barche dal lago, tant'è che avevano perso completamente il collegamento con Novara e con l'altra città che controllavano. In questa occasione avevo pensato di identificare quantomeno quelli che fossero i luoghi, gli uomini e le battaglie dell'argomento di cui stiamo parlando. Il luogo, ne ha accennato già brevemente sia Giuseppe sia Fabio, era Pavia, perché Pavia, in virtù della grande esperienza nautica dei suoi abitanti, che abbiamo visto essere molto consistente soprattutto in epoca comunale, vuoi anche per la sua posizione geografica, perché Pavia sostanzialmente è il Ticino potrebbe essere considerato un'insenatura del Po fino ad arrivare a Pavia, e quindi anche facilmente difendibile da questo punto di vista militare. La flotta pavese, quando Pavia era libero comune, diede molto filo da torcere ai milanesi per essere conquistata, e non a caso quando Pavia cade nel 1359, come ha ricordato Fabio, i Visconti subito eleggono Pavia al luogo anche se alla sede della loro flotta. Di questa flotta non abbiamo notizie molto, molto varie e molto dettagliate, soprattutto dei luoghi, perché sappiamo che c'era certamente una darsena a Pavia, dislocata in zona sud-ovest, dove adesso sono, si pensa, gli orti del Collegio Borromeo, del Collegio Universitario Borromeo. Però una descrizione di questa installazione non ce l'abbiamo. Avrebbe potuto essere compresa nell'affresco di Lanzani del 1522, che è nella chiesa di Santo Doro a Pavia, ma ne è priva. Della darsena abbiamo qualche descrizione molto tarda. La prima è del 1480, ad opera di Giovanni Ridolfi, che fu ambasciatore dei fiorentini presso la corte scozzesca. E l'ambasciatore, nei suoi viaggi, vede certamente questa darsena, la descrive anche, e dice che è costituita da pilastri in muratura sostenente capriate e tetti a doppio spiovente. Vi prego, accontentatevi di questa spiegazione, che forse non vi spiegano niente, ma vi spiegano perché magari io non posso parlare d'architetto, ecco. E certamente era un'installazione piuttosto vasta, anche complessa, perché oltre al ricovero delle navi comprendeva anche le officine che probabilmente facevano i cordami, le armi e tutto ciò che era necessario a naviglio. Una domanda che a volte mi viene posta è: ma le navi erano in secca o in acqua? Questo nessuno può rispondere, perché non lo sappiamo. Secondo quella che è la mia esperienza, probabilmente erano ricoverate in secca, perché tenere il naviglio in acqua in quel periodo lì, costruito soprattutto con legno, poco più che legno, corda e ferro, avrebbe portato a un deterioramento degli scafi notevole. La darsena, comunque, questo era un luogo, per esempio. Se leggenda vuole che a valle della darsena, in mezzo al fiume, ci fosse costruita anche una torre in muratura avente circa una superficie di 74 metri quadrati e un'altezza di circa 14 metri, a cui si rannodavano due catene dalle rive, e pare che queste catene venissero tirate per chiudere l'ingresso alla darsena e quindi proteggerla. Esistono ancora i resti di questa torre a Pavia, lungo via Milazzo, in Borgo Basso, però sono oramai poco più che macerie adagiate sul lato del riva destra del fiume, e fanno pensare che obiettivamente questa torre non fosse neanche in centro, ma fosse proprio dislocata in riva destra e avesse funzione di fortezza fluviale, perché doveva essere molto alta, per cui sulla terrazze, chiamiamolo così, della costruzione era possibile dislocare bombarde che avrebbero comunque coperto tutta l'ampiezza del fiume. La più grande che forse sotto mai le acque del Ticino del Po fu il Galeone, si chiamava così, di cui forse abbiamo un'immagine che ecco, non so se riuscite a vedere, se si vede bene, spero, ecco. Obiettivamente, innanzitutto diciamo da dove è stata presa e più o meno l'anno. Questa sostanzialmente era la copertina
delle delibere del Comune di Pavia, per dirlo in termini moderni, ecco. Come possiamo vedere, è costituita da uno scafo fluviale certamente a fondo piatto che sopporta una struttura ossidionale e sulla cui sommità troviamo una serie di uomini armati. Ecco. Cosa interessante, tecnica, di questo frammento pergamenaceo è per esempio lo scafo. Potete vedere alcuni puntini che sono nient'altro che grappe metalliche. Queste grappe metalliche non sono messe lì per caso, non sono raddobbi né riparazioni, ma rappresentano una tecnica di costruzione ancora oggi in uso, e cioè che era quella della tecnica del legname a paro, ovvero le assi venivano tagliate, poste una sull'altra e tenute assieme da queste grappe metalliche. E fra un asse di legno e l'altra veniva naturalmente messa all'interno con uno scalpello, la famosa raffia, e poi permeabilizzata con catrame. Anche in questo caso, per quanto l'autore abbia un po', insomma, si sia dato molto alla fantasia, notiamo alcuni particolari certamente reali che ci possono comunque incuriosire. La scena innanzitutto dipinge due nani che ne incalzano una terza, se ne vede una in primo piano, una dietro, e la terza quasi costretta verso la riva, che potrebbe essere viscontea, se non altro perché sulle cilie è presente qualcosa che possa ricordare la vipera di viscontea. Ecco. Se ci concentriamo un momento su questa nave che ha la nervatura blu, possiamo vedere naturalmente i remi e soprattutto l'ultimo remo su quella che sembra essere la poppa, che aveva funzione da timone. Poi notiamo anche tutta questa incastellatura su cui spicca questa coppa dalla quale ci sono i balestrieri, che è soprattutto realistico. L'altra nave, quella che sembra essere incazzata, è più o meno simile come funzione. È interessante quella specie di tavolato che è chiaramente posto a protezione degli arcieri e dei balestrieri. Per quanto riguarda, come dicevo prima, la tipologia delle navi veneziane, è molto difficile da stabilire. Perché dagli atti, dai documenti del Senato, Senato segreto e Senato segretaristi, si parla sì di navi, ma non vengono specificate. Si dice che, ecco, per esempio qui abbiamo quella che a tutti gli effetti è quella che viene chiamata una galea sottile. Cioè sottile non perché fosse piccola, ma perché è molto lunga, ecco. Finora chi si è occupato di queste battaglie, devo dire che la cosa è sempre stata fatta forse più dal punto di vista pavese, perché lì c'era la flotta e di conseguenza molti echi sono arrivati fino a noi, ma è sempre stata quasi una descrizione folcloristica, cioè perché se pensi a Venezia pensi subito alle galee. In realtà le cose non stanno proprio così. Certo, in queste battaglie le galee ci furono, perché un successivo visitatore della Darsena di Pavia, che era il segretario della di Francia, che in visita alla città di Pavia nel 1515, nota anch'egli la Darsena e nota tre o quattro, lui li chiama galeoni, che i pavesi presero ai veneziani che tengono a perpetua memoria. Arriveremo alla pace di Lodi fra Milano, Firenze e Venezia, che porterà il confine di Venezia all'Adda. Lì mi viene in mente di dire lo incontrerà Lorenzo Travaglino nei Promessi Sposi e sostanzialmente lì rimarrà fino a quando, alla fine del Settecento, un ufficiale francese di 25-26 anni, particolarmente intraprendente, cercherà di portare un po' di scompiglio nell'Europa di allora e forse, ecco, anche qualche novità, e il mondo prenderà una strada diversa. Ecco. Mi fermo qui alla faccia di Lodi e vi ringrazio per avermi ascoltato.